Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Nel video di oggi, come da titolo, siamo giunti alla seconda puntata della rubrica Scoasse, cioè spazzatura, come si dice da me in Veneto, ovvero la rubrica in cui io mi dispero per colpa di libri bruttissimi. Il libro di oggi è un libro che in realtà è abbastanza universalmente amato. E io faccio un po' fatica a capire come, perché, che è Sorcery of Thorns di Margaret Rogerson. Margaret Rogerson, che aveva già scritto un altro libro l'anno passato, addirittura 2 anni fa, che aveva non solo i corvi nel titolo, ma anche i fae e la pittura. Ovviamente io da quel libro sono scappata a gambe levate. Forse avrei fatto meglio a scappare anche da questo. Però chiaramente io mi voglio male. È stata una lettura molto sofferta, sofferta in compagnia di Elena di Miss Nerily, di cui anche lei prima o poi vi farà un video su Sorcery of Thorns. Ha fatto schifo ad entrambe, in maniera credo abbastanza uniforme. E quindi quale candidato migliore per una puntata delle Scoasse? Come sempre, io non faccio né premesse né disclaimer. Se vi va di offendervi, fate pure, anzi, lasciate che le mie parole siano la stufa pellet che vi riscalda nelle notti più solitarie. Quindi procediamo. Siccome probabilmente, anzi, sicuramente sarà un'operazione lunga e dolorosa. Fuori ci sono 174 gradi, il cantiere fuori dalla mia finestra non accenna a smettere, quindi siamo tutti un po' in una situazione difficile. Questo plurale sono io e le altre mie personalità multiple, chiaramente. Ho deciso di dividere il video in 4 sezioni. Nella prima vi presento il ricchissimo e meraviglioso cast di personaggi di quest'opera fantastica. Poi parliamo un attimo del sistema magico perché c'è un po' da piangere. Dopodiché toccheremo un paio di snodi di trama interessanti attraverso la cretinaggine della nostra protagonista. E infine c'è la sezione che io negli appunti che ho scritto quando stavo preparando questo video ho denominato cagate varie. Quindi altri problemi di scrittura, alcune frasi, problemi di contestualizzazione, eccetera, eccetera. Un'ultima parte un pochino così, un po' più di svacco. Buono. Il punto numero uno, per l'appunto, è il cast dei personaggi. Un cast ricchissimo, cioè praticamente ci sono 3 personaggi più il cattivone. Ogni tanto compare qualcos'altro di contorno, ma chiamarli personaggi mi sembra francamente un'esagerazione fuori luogo. La nostra protagonista è Elizabeth, che è un'apprendista bibliotecaria, però bibliotecaria sotto steroidi perché in questo mondo i libri, soprattutto i grimori, sono infusi, diciamo, di magia, di potere magico e sono divisi per livello a seconda della loro pericolosità, dell'intensità della magia che contengono. E ci sono svariate grandi biblioteche in giro per questo regno immaginario che mi pare si chiami Ostermir, però potrei anche sbagliarmi, ho dimenticato moltissimi, moltissimi dettagli di questa cosa, quindi. Ma mi pare che si chiami Ostermir. Insomma, ci sono tutte queste biblioteche che contengono questi libri potenzialmente pericolosi, più quelli con, diciamo, livello più alto di contenuto di magia oscura, cattivona, possono anche trasformarsi in veri e propri demoni, quindi da libri diventano creature che camminano, uccidono e fanno le cose brutte. E quindi queste biblioteche ci sono questi bibliotecari che però sono anche guardiani, un po' guerrieri, cicipocci. E lei sta studiando per diventare uno di questi. Quindi uno potrebbe pensare, beh, insomma, questa protagonista quindi ne sa di libri, ma anche di magia, vuole diventare anche lei una protettrice, diciamo, del mondo, insomma, avrà le ovaie di Ghisa. È una cretina. È una cretina che a un certo punto viene prelevata di peso e portata via da
uno stregone che poi ovviamente si rivela buono, interesse, blablabla. Però in quel momento lì lei non sa niente, sa solo che questo tizio è pericoloso e molto potente, se la porta via per questioni varie, lei si risveglia in una locanda, albergo, una cosa del genere, il suo primo pensiero è che non si ricorda quando è stata l'ultima volta che si è spazzolati i capelli e ha i nodi nei capelli. Che uno dice giustamente, l'importante è avere le priorità in ordine. Amore bello, ti compri, non lo so, una bottiglia di Garnier ultra dolce, mai più nodi, senza lacrime, e vediamo di sbrogliare questi capelli. L'interesse amoroso, ciccino cuoricino, la chiama continuamente terrore, minaccia, come se lei facesse delle cose, ma lei non fa niente, cioè compie delle azioni, però tutte abbastanza casuali, come vedremo poi nella terza sezione in cui esploreremo la sua stupidità, un po' la stupidità della costruzione della storia in generale. L'autrice cerca continuamente di farci credere che lei sia una protagonista con una personalità, ma a me non viene in mente, cioè se adesso dovessi descrivere il suo carattere, cioè a parte ok quest'idea che ha che vuole diventare la bibliotecaria guerriera, ma io di lei non saprei che cos'altro dire. Invece c'è più che a sufficienza da dire sul suo interesse amoroso, Nathaniel, stregone. In questo mondo ci sono gli stregoni che fanno le magie grazie ai demoni, dopo parleremo anche di questo. Lui è uno stregone e i bibliotecari, con la scusa che loro proteggono i libri che dopo possono diventare creature demoniche, loro pensano che gli stregoni siano cattivi. Quindi Nathaniel è uno stregone cattivo, che invece no. Allora, innanzitutto ha 18 anni e ha il vissuto di un uomo di 45, ovviamente al netto delle solite tragedie familiari della madre, del fratellino morti, col padre impazzito che cerca di farli resuscitare, che quindi poi gli parte la ciabatta e gli piglia la svolta dark, per cui poi anche lui, insomma, muore facendo degli incantesimi cattivi. Quindi a parte, ma quello ti può succedere a qualunque età, non importa. Però, oltre appunto ad avere tutte queste tragedie per cui noi dovremmo sentirci tristi, infatti anche la protagonista, ma poverino, ma Nathaniel, c'è anche il fatto che l'attrice ce lo vuole anche spacciare un po' come uomo di mondo che ha avuto tante esperienze, tanti amanti, tante feste, è stato arrestato un paio di volte e cos'è, una volta si è nascosto nudo in dei cespugli perché era scappato da casa di una signora. Ma lui c'ha 18 anni, ma queste cose, ma quando le ha fatte? Alle elementari si è fatto arrestare, in prima media stava nudo nei cespugli delle signore, cioè io allerterei le autorità se questo è il caso. Come al solito, cari autori, care autrici, bisogna fare delle scelte quando si scrive un personaggio, cioè o lo fate giovane o lo fate molto vissuto, anche perché non è giovane nel senso c'ha 25 anni, giovane nel senso di 18, cioè o è un ragazzino o ha le esperienze di una persona adulta, magari anche giovane ma comunque adulta, così non ha senso. Poi cerca un po' di fare il Nicolai della situazione, che poi Nicolai e tutti i personaggi fatti un pochino come lui, quindi cerca, è molto charmant, cerca di fare sempre dell'ironia, ma che esce malissimo, è solo fastidioso, ovviamente è a metà fra Nicolai e un ragazzino emo del 2006, quindi ogni volta che apre la bocca voi volete tipo prendere così a testate il muro perché non ne potete più. Dopodiché il terzo personaggio è Silas, servo demone del nostro Nathaniel. Non sto ancora a dirvi troppo sul discorso demoni, stregoni, perché ci arriviamo. L'importante da sapere qui è che Silas fa il classico maggiordomo, un po' a stile maggiordomo inglese,
molto attento all'ordine, a fare tutte le cosine a postino, a prendersi cura della casa, a prendersi cura di tutto quanto, a fare il simpatichello, però insomma è anche un po' scuro, è anche un po' demone, lui si vuole magnare la gente, anzi si vuole magnare lo stregone che l'ha soggiogato, e quindi in teoria anche qui a saperlo scrivere poteva anche venire un personaggio interessante, perché ovviamente c'era questa forte tensione fra il sono generazioni e generazioni e generazioni che mi prendo cura di questa casa, ho anche aiutato questo ragazzino Nathaniel quando era piccolo, ha perso tutti, però allo stesso tempo io sento questa natura che invece mi spinge a volerlo uccidere, a volermi nutrire della sua essenza vitale. Però ovviamente non sapendo scrivere viene fuori una cosa che vabbè, e ovviamente, anzi, ok, non l'ho detto all'inizio, ve lo dico adesso, ovviamente questo è tutto pieno di spoiler, ma tanto, cioè, per piacere, non sprecate tempo a leggerlo. Dico che faccio spoiler perché adesso ve ne faccio uno anche molto grosso sul finale, cioè alla fine lui si sacrificherà per salvare tutto il circo Barnum, e va bene, dovrebbe essere un momento altamente emotivo, però siccome è scritto come era scritto il mio manuale di catechismo quando preparavo la cresima, i sentimenti che mi ha lasciato non pervenuti. Il quarto personaggio che qua già mi sto un po' allargando chiamandolo personaggio, è il cattivo, ma il cattivo veramente cattivo, che è uno stregone anche lui, un tale Ashcroft, che è anche tipo il primo ministro, cancellier, boss delle torte degli stregoni, che ha una motivazione generica del tipo risolveremo tutti i nostri problemi, entreremo in una fase nuova del mondo, riporteremo la stregoneria dall'ombra alla luce, che poi dico, ma siete tutti dei miliardari che vivono nelle mega ville, ma da dove siete nell'ombra, che siete già i calciatori e le veline di questo mondo qua, ma cosa dovete riportare in auge? Sì, è vero, i bibliotecari vi schifano, non si capisce benissimo la posizione, diciamo, del popolo comune nei confronti degli stregoni, ma mi sembrano tutti abbastanza tranquilli nei loro confronti, non piace tanto sta cosa che ci abbiano i servi demoni, però tolto questo non vedo grossissimi problemi, quindi mi fai capire, ma che razza di gruppo discriminato dovreste essere, che siete i briatori della situazione? Non si è capito, però lui c'ha questa cosa del riportare in auge la stregoneria, quindi vuole fare delle cose cattive, tutto un complottone che va avanti da generazioni su un tizio che ha trovato dei casini su un libro che si può richiamare dal mondo dei demoni, il demonaccio cattivo, ma allora bisogna sminchiare tutta una serie di grimori in ordine nelle varie biblioteche per formare un pentacolo. Tutte cose di qui, a parte che anche tutte abbastanza vaghe e vabbè, e poco motivate, comunque vi basti sapere che c'è questo tizio cattivo che vuole scatenare l'inferno per riaffermare il primato degli stregoni, non si è ben capito come, ma ok. I personaggi direi che finiscono qui, perché forza di cose c'è la maestra della protagonista, c'è la sua compagna di stanza, l'amichetta Cicipocci, una tizia che lei libera da un manicomio, vabbè, insomma, sì, ci sono altre due o tre persone, ma ecco, no, c'è anche un vecchio stregone che vive dentro un libro, che poteva essere carino, ma anche lì buttato via. Personaggi finiti qui. Adesso parliamo, perché già i personaggi erano brutti, adesso arriviamo invece a parlare anche del sistema magico. Come ho già detto, il sistema magico, cioè diciamo c'è una triangolazione, cioè c'è il discorso che questi grimori, questi libri contengono magia a diversi livelli, c'è il discorso che esistono degli stregoni e c'è il discorso che esiste anche un mondo popolato da demoni che possono venire richiamati
nel mondo umano. Tutti e tre i punti di questa triangolazione però hanno dei problemi enormi. Allora, il problema dei demoni è che questi demoni possono appunto venire richiamati da degli stregoni. Questi stregoni offrono, sacrificano più che altro degli anni della loro vita in cambio del servizio di questi demoni, perché questi demoni sono affamati dell'energia vitale degli stregoni. In cambio, venendo appunto richiamati nel mondo umano, questi qui non sono solo servi, ma danno anche effettivamente i poteri a questi stregoni, cioè le famiglie di stregoni non so perché loro sono nati con la magia, ma è perché sono riusciti a trovare scritto da qualche parte, su libri, su grimoire, su quello che è, il vero nome di questi demoni, e facendo un rito, insomma, per invocarli, li hanno poi legati a sé e alla loro famiglia. Ci viene anche spiegato che appena uno riesce a fare questa cosa, ci vogliono anzi 2-3 generazioni, insomma, di questo demone legato alla famiglia prima che effettivamente questa famiglia riesca a farsi un nome e essere considerata degli stregoni. Se, cioè, dopo questo tot di anni i demoni si possono mangiare lo stregone, a parte che ovviamente tutti stregoni uomini, ma insomma c'è anche un desiderio di fare del girl power, ma brutto e non è. Non si capiscono bene le regole, quindi cioè tu devi contrattare con questo demone, sacrificare degli anni della tua vita, però in realtà il demone, cioè una volta che tu lo richiami nel mondo umano, non c'è niente che gli impedisca di mangiarti subito, o almeno non ci viene detto, cioè non ci viene spiegato effettivamente devono aspettare la scadenza di questo contratto perché se no succedono determinate cose, cioè non ci viene detto, magari anche così dico nella testa dell'autrice, però non viene spiegato, quindi uno che legge solo le informazioni che gli vengono date, cioè dice ma scusa perché questi qua non mentono e una volta che vengono richiamati qua li mangiano o subito comunque quando gli gira, non si sa. Fra l'altro non si capisce neanche bene come e in che cosa consistano effettivamente il tipo di potere degli stregoni, perché quasi tutti sembrano in un modo o nell'altro elementali, cioè ci sono vari controlli del tempo atmosferico, degli elementi, di determinati materiali, insomma un tipo di magia abbastanza legata agli elementi, al mondo naturale. Però il cattivo manipola le menti delle persone, cioè ha una magia, che anche lì, vabbè, la vaghezza, ha una magia per cui lui riesce a controllare le persone, fra l'altro una magia che lui riesce ad instillare nella persona che poi lui vuole controllare, e questa magia se ne resta dormiente senza far niente per anni e anni e anni. Cioè alla maestra della protagonista, il cattivone aveva instillato un incantesimo 10 anni prima e lei 10 anni dopo ha fatto quello che lui ha voluto, ma non che lui, diciamo, avesse gettato il semino e dopo 10 anni fosse andato a attivarlo, a farlo funzionare, no. Cioè, tipo timer, lei dopo 10 anni ha cominciato a fare quello che Ashcroft, il cattivone, voleva che lei facesse. Voi ditemi se è un sistema logico, non si capisce perché lui sia in grado di fare questa cosa e apparentemente non ci sia nient'altro con questo potere, non si capisce quale sia la natura di questa magia, non se ne capiscono i limiti, non si capisce un tubo. La cosa interessante di questo sistema magico era il fatto che ci fosse, diciamo, la magia dentro a questi libri, che effettivamente poi possono prendere forma, prendere vita, sono libri quasi senzienti, con cui bisogna parlare, a cui bisogna stare dietro, hanno delle caratteristiche magari non originalissime, ma anche abbastanza interessanti. Se non che nella battaglia finale, questi libri che hanno la magia dentro, usate la magia, loro combattono il cattivone con le pagine. Cioè facendo così, no? Così, con le pagine.
sembra il libro Mostro dei mostri in Harry Potter, il prigioniero di Azkaban, che comincia ad andarsene in giro così, ta, 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 e a mordere tutto. Ma siete i grimori antichissimi con gli incantesimi pericolosissimi, che c'è uno squadrone di guardie e guerrieri armati di lance, spade, mazze che vi stanno dietro e voi combattete con le pagine? Cioè, ma ci capiamo? Usate sta cacchio di magia che avete dentro? No, schiaffeggiano così col segnalibro e la pagina fra l'indice e la tavola dei nomi, così pa pa pa. Capite che è un sistema magico che ha dei problemi. Però indubbiamente i problemi più grossi non ce li ha tanto il sistema magico quanto la nostra protagonista. E benvenuti nella terza parte in cui parliamo di questa svantaggiata. Allora, all'inizio c'è questo grimorio che prende vita, tutto pericoloso, lei si sveglia di notte, trova la sua maestra, tutti addormentati, la sua maestra morta, questo grimorio che si è trasformato in un demone vero e proprio che sta scappando, lei lo insegue, lei ovviamente è una che sta ancora studiando da apprendista ma non ha ancora fatto nulla a livello di azione, non ha mai imparato ad usare né armi né nulla, almeno non ci viene detto nulla di tutto ciò. Si vede chiaramente che lei non è ancora pronta, lei è semplicemente cresciuta in questa biblioteca e adesso sta imparando. Ovviamente lei riesce ad uccidere questa creatura grimorio, chiaramente fa un quarto di pagina di fatica, ma dopo lo uccide. In tutto questo viene accusata lei di averla fatta lei sta cosa, come se potesse anche solo vagamente essere colpevole, vabbè, ma è il nuovo, chiamiamolo preside, cattivo, che amava tantissimo quella che invece è morta, la sua maestra che era morta, e quindi la vuole incolpare, la vuole mandare via. Ok, benissimo. Allora arriva stregone, cioè Nathaniel, che se la prende e se la porta via. E arriva con questo servo, che ormai adesso voi lo sapete già, perché ve l'ho detto, che è un demone, comunque arriva, è strano, lei ci parla e dopo 2 secondi si dimentica di averci parlato. Ha un aspetto molto particolare, a volte lo guarda e lo trova molto bello, a volte lo guarda e si dimentica che faccia. Cioè, c'è qualcosa di strano. Lei è dentro alla carrozza e ha un libro sulle ginocchia che si chiama, adesso vado a guardarmi il titolo perché così ve lo dico, è un libro parte del titolo è Demonic Servants, quindi servi demoniaci. Questo libro si apre sul capitolo intitolato Servi demoniaci, cioè il libro da solo, quindi sta chiaramente cercando di dirle qualcosa. Lei non ci arriva che questo è un demone. Una seconda volta il libro praticamente la sta schiaffeggiando, le sta dando delle pacche a questo punto, credo, continuando a puntare su questa cosa dei servi demoniaci. Le ci vogliono una quantità di pagine sconvolgente, sconvolgente, per arrivare a questo dettaglio qui, che non è un ottimo inizio. Dopodiché, dopo varie peripezie, Nathaniel la porta a casa di questo Ashcroft, che per il momento sembra ancora buono, non sappiamo ancora che è cattivo. La porta lì, la smolla lì, perché lui la vuole intervistare, anche perché loro nel frattempo, cioè venendo da dove era la biblioteca a questa qua che è la città principale, sono stati attaccati da delle altre creature pericolose. Anche lei lì ovviamente ha brandito una spranga di ferro e ha combattuto contro tutto, qui sempre senza allenamento, senza esperienza, però lei è brava, quindi quando una è brava le cose le sa fare, perché è nata imparata, chiaramente, perché è speciale. Quindi sono stati su tutti i giornali, lei ormai è praticamente una mezza celebrità. Quindi la porta a casa di questo le dice no, resta qua, vediamo di non farti incolpare, bla bla bla, insomma, se la smarmella un po' così. Lei resta lì e come scopre che questo in realtà è
cattivo, avevano organizzato una cena con tutti gli altri stregoni importanti, tutti mischiati nella politica. Alla fine di questa festa, siccome lei non sa bene, insomma, dove andare in questa casa, era rimasta d'accordo che una delle cameriere la sarebbe venuta a prendere e l'avrebbe riportata nella sua stanza. Finisce la festa, la cameriera non c'è, lei tipo si gira e vede questa cameriera che le passa davanti tipo attraverso un corridoio, una cosa del genere, e poi continua per i cavoli suoi. E lei non è che si pone la domanda, dice: ehi, sono qua, non dovevi venirmi a prendere? Pensa che questa l'abbia vista e che la stia portando nella sua stanza e quindi la segue. Cioè, ma almeno seguila, di avevo voglia di farmi gli affarazzi di Ashcroft e volevo vedere dove stava andando sta cameriera. No, cioè, pensa che non so come, cioè telepaticamente loro si siano parlate e questa la stia portando in camera sua. Ovviamente non la sta portando in camera sua. Lei arriva in una stanza dove vede il cattivone con la sua altra serva demone, che si chiama Lorelai, come quella di una mamma per amica, e io me la sono immaginata assolutamente con la faccia di Lauren Graham, cioè, chiaro, che tramano le cose cattive, cercano di stregarla, ma lei per qualche motivo che non si sa è resistente a queste magie, però ha un'idea buona nella sua vita, una, e fa finta che invece questi incanti stiano funzionando su di lei per raccogliere, insomma, un pochino di informazioni. Credo l'unica cosa intelligente che fa in tutto il libro. Dopodiché, però, a un certo punto il cattivo e una mamma per amica vogliono togliersela di torno, quindi organizzano una specie di teatrino in cui viene fuori che lei è una pazza, ha perso il senno, ha perso la mente, anche perché mi pare che scoprano che lei sappia del loro essere cattivi, che fanno le cose cattive, e quindi la sbattono dentro a manicomio. Quello poteva essere un punto di trama interessante, visto che ci sono anche dei precedenti storici molto importanti, visto che a maggior ragione poi questo libro ovviamente è ambientato in un mondo di fantasia, però sempre nel 1800 e fischia, quindi diciamo ci sono anche abbastanza paralleli con la società del XIX secolo, quindi si sarebbero potuti anche fare dei discorsi interessanti appunto sull'ospitalizzazione delle donne, sul fatto che appunto come una donna si ribellasse o mostrasse un po' più, diciamo, di carattere, si era subito pronti a etichettarla come isterica e quindi a rinchiuderla in un manicomio. Insomma, ci sarebbero potute essere anche delle riflessioni interessanti, ovviamente non c'è nulla di tutto questo. Lei ovviamente in 5 secondi riesce a scappare, ritorna da Nathaniel, bla bla bla, insomma devono avere accesso alla grande biblioteca centrale. Questa rimbambita, che vi ricordo è stata su tutti i giornali, l'hanno mostrata in giro a tutte le cene di gala come il trofeo, cioè è stato tutto il caso di lei che è finita in manicomio, quindi tutte delle cose che hanno creato tantissimo scalpore, la sua foto su ogni foto, illustrazione, quello che è, su ogni cavolo di giornale. Lei si presenta sotto falso nome alla grande biblioteca a farsi assumere come lavapavimenti. Figliola, come puoi pensare che non ti riconoscano? Ovviamente, allora, l'assumono, nessuno inizialmente le dice di riconoscerla, poi un collega la riconosce, poi alla fine si scopre che anche quella che l'aveva assunta sapeva chi fosse, che ci sta. Ma tu come fai? Cioè, tu e quell'altro ubriaco di Nathaniel, come fate a pensare che sia una buona idea e a non farvi nessuna domanda quando nessuno la riconosce, o almeno dice di non riconoscerla, viene assunta? No, cioè questa praticamente l'hanno vista tutti, cioè è l'equivalente della Ferragni, però lei va a fare la piccola fiammiferaia gratta fughe fra le piastrelle alla biblioteca.
mi sto ripiegando su me stessa, per capirci. Infine, fra mille combattimenti, romance ovviamente nascenti, perché è chiaro che Elizabeth e Nathaniel si innamorano e trovano la felicità perché finalmente tu mi hai fatto credere in qualcosa. Io non credevo in nulla e poi sei arrivata tu. Ameba, terrore, minaccia, mi hai sconvolto la vita. Ameba. L'unica cosa, secondo me, l'unico momento che ha l'autrice di onestà intellettuale, non so se l'abbia fatto apposta oppure no, è il fatto che alla fin fine, insomma, scopriamo perché è sta tizia, e quando erano tutti addormentati all'inizio lei non dormiva, è riuscita a resistere alle magie di Ashcroft, una mamma per amica, riesce a resistere abbastanza anche all'influenza dei grimori, eccetera eccetera. Viene fuori che siccome lei è cresciuta nella biblioteca invece che esserci arrivata a 12-13 anni, insomma l'età a cui arrivano di solito gli apprendisti biblioguerrieri, c'è stata una cosa tipo vaccino. Cioè lei, essendo stata esposta tutta la vita alla magia di questi libri, crescendo con quella, si è sviluppata in modo tale da esserne parzialmente immune. Ma soprattutto, e questa è l'affermazione onesta, l'unica che si fa nel libro, è il fatto che lei si rende conto di essere, lo dice proprio letteralmente, la volontà della biblioteca. E effettivamente, cioè, è così. Lei come personaggio non ha nulla da dare, è lì solo in funzione del portare avanti la missione di questa biblioteca. In realtà sarebbe potuto anche essere interessante, cioè mostrare proprio una protagonista che effettivamente perde, diciamo, un po' della sua personalità perché è così intrisa di una magia molto antica, molto potente, e che, diciamo, la porta a comportarsi in maniera assolutamente mirata solo alla missione. Solo che purtroppo noi dovremmo anche credere che invece lei abbia una personalità sua, che sia forte, che sia indipendente, che faccia le sue scelte, eccetera eccetera, ma purtroppo è una burattina, e anche una burattina abbastanza pallosa da seguire. Una volta appurato che la protagonista non ce la fa e che la trama è stata tirata con la fionda da un orbo in bilico su una trave, possiamo passare con entusiasmo alla quarta ed ultima sezione, quella delle cagate varie, che si dividono in, innanzitutto, degli, non so, in realtà neanche anacronismi, però cose che non hanno senso, cioè questo mondo ha lo champagne e il medioevo. Lo champagne, che fra l'altro i personaggi bevono anche abbastanza di frequente, io ho capito che questo libro ricalca appunto il XIX secolo come il nostro, però siamo comunque nel mondo di Ostermeer, con città con altri nomi, e cioè non ci sono, cioè non è tipo A Darker Shade of Magic che c'è la Londra e con poi le varie Londre magiche e non magiche, no, qua siamo proprio in tutt'altro universo. Però in questo universo effettivamente c'è la Francia e la regione dello Champagne. Questo mi fa pensare che la Francia in realtà sia un paese che vive nei cuori delle autrici di libri brutti, perché se vi ricordate, avete visto i video di Lenia, anche in The Selection c'era la Francia, perché c'era la regia di Francia. C'era questo mondo distopico inventato, ma c'era la Francia, e anche qui c'era, o almeno c'è la regione dello Champagne, quindi credo che la Francia sia un po' un luogo zero che sopravvive in tutti gli universi paralleli. Ho molto piacere per i francesi. Oltre ai francesi abbiamo anche il Medioevo, appunto. A un certo punto si fa riferimento a, non mi ricordo se a delle balestre o delle catapulte, comunque insomma a delle armi, dicendo che siano medievali. Che, ok, vabbè, anche in questo mondo fantastico ci sta la Francia, e ci sta pure, c'è stato anche il Medioevo, tutto benissimo.
E ancora meglio dello champagne, ancora meglio del Medioevo, è la scrittura della Rogerson. Avrei potuto fare un dramatic reading, una lettura, diciamo, molto recitata, credo di un buon 85% del libro, ma siccome abbiamo anche di meglio da fare nella vita, mi sento così di portarvi tre esempi. Il primo, ne avevo anche parlato su Instagram, è il fatto che mentre sono in viaggio Elizabeth e Nathaniel, ancora nel momento in cui sono lì, che dalle mie parti si dice si tegonano, cioè si lanciano frecciatine, lui è cattivo, ma però c'ha tutti i pensieri emo, il dolore, io mi sto innamorando, ma non si può, non si può. Solite cose. E lui, ovviamente, siccome l'ha portata via praticamente di peso, le ha fatto le valigie. E lei è tutta scandalizzata perché dice: hai usato degli incantesimi demonici per mettermi in valigia i collan. Frinire delle cicale. Non ho capito, dovevamo ridere, doveva essere un momento di scambi, come dire, no, piccanti, però insomma, scambi simpatichelli fra di loro, ma che cos'è? Poi abbiamo le pagine di un libro che profumano di budino, anzi, per la precisione, profumano di custard, cioè a metà fra una crema molto densa e un budino. E no, non è un libro di pasticceria, non è un libro che parla di budini, è un tomo antico di magia demonica che però ha le pagine che sanno di budino. E infine, terzo ed ultimo, a un certo punto, credo in un momento forse un po' romantichello, ma non mi ricordo neanche più, lei si sente timida e dice che la timidezza le si drappeggia intorno come un velo di tulle. Cosa vuol dire che la timidezza le si drappeggia intorno come un velo di tulle? Comunque c'è anche ovviamente il trattenere un respiro che non ci si era resi conto di star trattenendo, quindi io direi che la scrittura proprio così ce la mettiamo in saccoccia, ce la portiamo a casa perché è proprio bella, 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 bella. E ultimo, ma non ultimo, sapete anche che cosa è molto bella? La rappresentazione LGBT. Qua non ho toccato il tasto più divertente, cioè almeno per me è uno dei tasti più divertenti. Ed è il fatto che questo libro vorrebbe fare della rappresentazione. Allora, il nostro Nathaniel è bisessuale, cioè viene solo detto che lo è, che a un certo punto gli piacevano anche, gli era piaciuto tipo un tizio, eccetera, eccetera, però rassicura subito che gli piacciono anche le ragazze, perché ovviamente lui non sta con nessuno, non si vuole sposare, tutti sono lì che gli dicono no, ma ti devi sposare, perché ovviamente serve l'erede per poi continuare, no, a legare a sé i demoni, bravacci cocò, quindi tutti no, ma ti devi sposare, ma ti devi sposare, ma ti devi sposare. Lui ovviamente non si vuole sposare, non vuole stare con nessuno. Lei comincia a chiedersi: ma allora magari non gli interessano le ragazze? Lui dice che gli era piaciuto tipo il principe o qualcosa del genere, però si affretta subito a dirle: no, ma mi piacciono anche le ragazze. Tipo, sbattimento di ciglia seducente. È solo che ovviamente nessuna delle ragazze è abbastanza speciale quanto Elizabeth, capito? Non è che non gli interessino le ragazze, è che lui ha bisogno di una ragazza che non è come le altre ragazze. Ovviamente Elizabeth è molto speciale. Poi, oltre a Nathaniel, ci sarebbe in teoria anche il maggiordomo demone, che vorrebbe essere una rappresentazione della sessualità perché dice di non essere assolutamente interessato ai corpi umani, al sesso, eccetera, eccetera. Che io direi anche, ma tipo se la smettessimo di rappresentare personaggi aromantici e asessuali solo come non umani, cioè sono sempre i demoni, gli androidi, i robot, le creature non umane, cioè come se essere asessuali e o aromantici volesse dire non appartenere alla razza umana, cioè anche basta.
dopo abbiamo anche la compagna di stanza aromantica perché non è interessata ad avere nessuna relazione. Non ci sono mai dei discorsi espliciti, soprattutto per quanto riguarda il maggiordomo demone e la compagnuccia di giochi di Elizabeth. Si è con Natani, fa solo questo discorso del mi piaceva un tizio, ma mi piacciono anche le ragazze. E qua e là io l'ho anche, come dire, sentito lodare per la rappresentazione, ma no? Tipo no? Perché è buttata lì così e non dico buttata lì così nel senso che all'interno della storia ci sono dei personaggi che semplicemente sono così, perché anzi quella è un tipo di rappresentazione, ma che in realtà va anche molto bene, cioè non sempre la diversità dal punto di vista dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale deve essere il punto centrale della storyline di quel personaggio. Mezzi pesanti. Non deve per forza esserlo, anzi può essere molto utile e benefico anche portare un tipo di rappresentazione in cui i personaggi semplicemente sono quello che sono e vivono la loro vita. Ma quello lì è solo così buttato lì in maniera abbastanza vaga e cioè a me sconvolge che venga lodata la rappresentazione fatta così. Cioè non è obbligatorio farla, io questa qua non è una colpa che faccio alla Rogerson, ma la faccio alla ricezione, cioè al pubblico, che io ho capito che abbiamo bisogno di rappresentazione, ne abbiamo tanto, 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 tanto bisogno, però anche accontentarsi di proprio di mezza frasetta su dei personaggi neanche costruiti, cioè, ma anche no. Ecco, io direi che ma anche no è un'ottima nota con cui concludere questo video, che è un po' il riassunto del libro, cioè ma anche no. So che è piaciuto tanto, so che ci sono state grandi lodi per la caratterizzazione della protagonista di cui io non mi capacito, ci sono state delle lodi per il world building, per la costruzione del sistema magico di cui io non mi capacito, nel senso che in teoria, in astratto sono interessanti, però sono stati realizzati, cioè veramente scritti col mignolino del piede sinistro, e quindi no, cioè vi prego, pretendiamo di più anche dai sistemi magici, che ho capito che la magia deve mantenere un minimo di livello, come dire, di mistero, un alone in cui insomma non si capisce proprio tutto, però la logica interna è comunque importante, soprattutto se io dovrei credere in queste cose che non esistono. Quindi, ma anche no, ma anche no, ma anche no. Se voi l'avete letto, ovviamente fatemi sapere che cosa ne avete pensato. Io sono sfinita, non ce la faccio più, ho sudato 7 camicie, ho fatto 44 pause per farmi aria col ventaglio e asciugarmi il viso perché sono ridotta ai minimi termini, però bisognava parlare di questo scempio perché se ne parla solo bene e il mio cervello sta esplodendo. Però appunto, soprattutto se a voi è piaciuto, fatemi sapere perché mi interessa capire, cioè probabilmente non saremo mai d'accordo, ma va benissimo così. Io però non ripeto, per me questo libro è zero sotto zero. Ce l'abbiamo fatta. Come sempre, se questo video e anche gli altri miei contenuti vi piacciono, non dimenticatevi di iscrivervi, di lasciare un mi piace, di commentare qui sotto. Io ovviamente vi linko nell'info box sempre anche i miei social, cioè il mio Instagram, in cui non posto foto, però sono molto attiva nelle storie e poi parlo sempre molto con voi. E ovviamente Goodreads. Ah, fra l'altro la mia recensione su Goodreads di questo libro è stata no, punto. Quindi in realtà si poteva fare anche un video di 3 secondi. Come sempre, grazie, grazie mille per aver guardato e noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao ciao!